Amici sportivi, buonasera. Da oggi iniziamo una serie di trasmissioni a carattere sempre sportivo. Non poteva essere altrimenti, visto che a presentarla è Vincenzo Giovi. Ho qui con me a fianco l'amico dottore Lamberto Boranga, laureato in medicina e si sta specializzando tra l'altro in medicina dello sport. Con Boranga abbiamo giocato al calcio da giovani, poi le carriere sono state diverse, la mia meno brillante, la sua più brillante naturalmente, perché ha raggiunto i massimi vertici, Serie A, Fiorentina, Brescia, Reggiana, eccetera. Comunque con Lamberto adesso dobbiamo parlare dello sport. Abbiamo voluto qui Lamberto perché naturalmente chi meglio di lui, naturalmente, oltre che averlo esercitato, ancora lo esercita tuttora, pur esercitando la professione di medico, naturalmente si diletta ancora a giocare. E con Lamberto vogliamo affrontare l'argomento dello sport in tutte le età, dall'inizio e fino a quando si può fare questo sport, ma soprattutto quando si può iniziare. Ecco, Lamberto, ci sono molte persone che chiedono qual è l'età per far iniziare un giovane ad una disciplina sportiva. Ci sono persone che hanno una certa età che dicono è possibile iniziare normalmente a 40, 50, 55 anni una qualunque attività sportiva senza risentirne naturalmente conseguenze invece che benefici. Ecco, io vorrei che tu introducessi un po' il discorso in linea generale sui benefici dello sport in generale. Cioè, la pratica sportiva secondo me non ha età. Lo sportivo può iniziare a fare questa pratica puramente dilettantistica, io intendo, da 10 anni fino a 80 anni. Se naturalmente a 80 anni se la sente, per esempio, a prendere un paio di scarpe, a infilarsele con un paio di mutandine e a fare una corsetta così tanto per sgranchirsi. Cioè, è importante capire il concetto che lo sport dilettantistico non ha limiti di età, anzi è importantissimo che un individuo, sia esso giovane o anziano, lo deve praticare. È importante perché? Perché noi, e non bisogna scordarcelo, facciamo parte del regno animale, no? Siamo degli animali e come gli animali hanno bisogno di movimento, lo siamo anche noi. Quindi è importante che un individuo, essendo animale, si riconosca nel movimento, cioè nella corsa e in tutti i movimenti che possono dare dei benefici all'organismo. Quindi per quello che riguarda l'età io credo che non ci siano un'età. Non ci sono limiti di età. Ecco. Per quello che riguarda il concetto di sport e salute, perché? Perché noi, se ci analizziamo bene, siamo fatti per il 70% di articolazioni, di ossa, di muscoli e di tendini. Quindi, e il resto sono altri organi e altri tessuti. Quindi è importante mettere in azione questo 70% del nostro organismo e farlo funzionare bene. Se non riusciamo a far funzionare bene il 70% dell'organismo, faremo senz'altro funzionare anche quell'altro 30%. E come lo facciamo a funzionare bene? Proprio facendo una pratica sportiva. E la pratica sportiva più semplice, più adatta a qualsiasi età e a qualsiasi mezzo, è proprio il podismo, cioè quella corsa, quel movimento lento che praticamente in questo periodo, in questa epoca, la maggior parte della gente riesce ad eseguire. Se noi certe volte ci spingiamo nelle periferie della città, vediamo molti giovani, ma molte anche persone anziane che con una maglietta e un paio di mutandine fanno delle corsette in alcuni posti adatti, no? Come a Perugia mi sembra ce n'è uno abbastanza adatto e abbastanza capace di ospitare questi podisti, no? Vicino allo stadio Pian di Massiano, il famoso percorso, sì, verde.